L'adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, ha verificato, anche sulla base di atti o documenti di questa venuta comunque in possesso, che nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non è sopravvenuto o non sia stata accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità, ai sensi dell'articolo 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, numero 235. Alla luce del suddetto accertamento, l'adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, articolo 12, comma 4 del decreto legislativo numero 235 del 2012. Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'adunanza, tenuto presente il disposto dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato, signor Bartolomeo Cantelmo, ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè 2062 voti validi. Stanislao Supino, record man assoluto di preferenze. Come è riuscito a raggiungere questo risultato? No, questa è una domanda impropria, non lo so. Io ringrazio tutti gli amici che mi hanno aiutato e che ci hanno aiutato. È vero, sono tantissimi, io non me l'aspettavo assolutamente, è una soddisfazione enorme. Però la sento pure come una responsabilità, lo dico con molta sincerità, perché 623 persone che scrivono il tuo nome su una scheda è una cosa bellissima. Da solo lei vale più della lista di Moreno? Numericamente sì, non ne posso fare a meno, insomma, di dirlo. Cioè, è un'affermazione perché questa era una battaglia, non era una campagna elettorale scontata. Abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, l'abbiamo raggiunto tutti e io ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato una mano. Non è stato un voto facile, però è stato un voto di un gruppo di grandissima coesione, Giancarlo. Vero, davvero, davvero. Un gruppo di giovani di grandissima quantità, di grandissima qualità, che veramente è stato di grande supporto, ha girato, non dico casa a casa, ma quartiere quartiere per darci una mano. Una delle prime promesse che dovete mantenere ora, qual è la più importante? Io penso quella della continuità, perché la gente vuole stabilità, io questo voto lo interpreto. Però è strano, non ha detto l'acqua. L'acqua è arrivata, va solo migliorata, l'acqua è arrivata. Io l'ho detto in piazza e lo ripeto a voi, sono 20 giorni che ho l'acqua della condotta, a casa mia non c'era mai stata. Quindi l'acqua c'è, va migliorata, vanno finite le ultime parole, prove di collaudo e poi possiamo dire che abbiamo finito. Ora pensiamo ad altre sfide e ce ne sono tante perché avranno bisogno di tantissime cose. È successo il suo in fondo? Abbastanza, non me l'aspettavo perché veramente io avevo puntato su 130-140 voti, quando ho visto la somma di 219 veramente ringrazio tutti, ma soprattutto quelli in più perché mi hanno veramente onorato. Io già sto pensando come andare avanti in questi 5 anni, la prima cosa che vorrei fare è avvicinare i cittadini all'amministrazione, alla vita amministrativa, perché oggi io voglio che tutta la cittadinanza si deve essere informata di quello che si fa sul comune e in più dobbiamo avere dialogo con i cittadini, non ce ne dobbiamo stare sulla poltrona seduto come qualcuno dice, noi ci piace dialogare, specialmente a me che sto sempre in mezzo alla gente. Lei è un chiacchierone quindi? Peggio dei chiacchieroni, io sono un amante della chiacchiera. Vale Brunetti, una buona affermazione oltre sua personale, oltre alla vittoria della lista? Grazie, sì, le aspettative erano queste, sono state rispettate per fortuna. Ho avuto molto piacere insomma della risposta dei cittadini per la lista, per me personalmente, ma la vittoria più grande è stata la continuità, la possibilità regalata al sindaco e tutta la lista di procedere nel lavoro iniziato, perché questo potrà dare sicuramente dei risultati migliori. Ilaria Gazzerro, la prima volta in politica e la prima volta insomma è buona, no? Sì, un bellissimo risultato, una squadra bellissima, siamo stati forti dall'inizio alla fine, ci abbiamo creduto e veramente un bel risultato, veramente siamo orgogliosi della nostra squadra e soprattutto dei cittadini che ci hanno dato comunque sicurezza, ci hanno dato continuità.
perché comunque hanno creduto nella continuità. Adesso però viene la parte difficile, cioè amministrare. Sì, sì, però sicuramente metteremo lo stesso impegno che abbiamo avuto in questa campagna elettorale, la metteremo per seguire questi 5 anni, amministrare nel miglior modo possibile. Giorgio Russo confermato alla guida del paese, anche grazie alle tante preferenze ottenute nella tua Marzanello. Beh, sì, posso dire di sì, sono rimasto abbastanza contento, si poteva fare anche di più. Adesso verrà insomma la parte più difficile, continuare ad amministrare. Sì, vabbè, già ho fatto 5 anni, diciamo che non sarà difficile, però ce la mettiamo tutto. Marco Zanfagna, terzo eletto nelle preferenze, insomma 5 anni sono serviti a rafforzare la sua figura politica. Sì, indubbiamente è stata un'affermazione che non ci aspettavamo un po' tutti, personalmente anche io, con tutti i problemi che abbiamo avuto con questa amministrazione uscente, siamo riusciti a risolvere i problemi, adesso ci vuole la continuità, continuità nel portare avanti le progettazioni già da noi avviate, ma soprattutto per quello che mi riguarda adesso andare a fare i piccoli interventi soprattutto per l'urbano, perché abbiamo molte zone ancora abbandonate e bisogna ripristinarle. Bianco, prima volta candidata, prima vittoria, preferenze importanti. Sì, prima vittoria, prima candidatura, preferenze importanti. Devo dire che sono rimasta estremamente soddisfatta di questa situazione e sinceramente non me l'aspettavo. E proprio per questo motivo approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto la mia candidatura e che si sono recate nella giornata di ieri proprio ad esprimere una preferenza per... Su di lei una forte responsabilità. Beh, sì, adesso praticamente dopo aver avuto appunto tutti questi consensi non devo deludere le aspettative di chi ha creduto in me, per cui inizia la parte più difficile, proprio quello di portare avanti i progetti che avevamo già annunciati e ad andare incontro proprio alle persone dell'intera comunità di Vairano Patenora. È la prima volta che un sindaco viene riconfermato qui a Vairano, come ci è riuscito? Sì, veramente abbiamo un po' segnato la storia di questo comune, che è una cosa che non è mai successo e come già detto in campagna elettorale è qualcosa di positivo sicuramente, perché la continuità è garanzia di portare a termine tanti progetti già avviati. Come siamo riusciti? Non lo so neanche io, noi siamo impegnati al massimo. Abbiamo cercato di costruire un percorso con la nostra proposta amministrativa fatta di persone pulite, persone nuove, con tanto entusiasmo. Abbiamo evitato di tornare indietro. Siamo convinti che il futuro è dei giovani, quindi le nuove idee, le nuove studenti è il segreto per andare avanti. Noi abbiamo giocato questa sfida e l'abbiamo vinta. Non so quanto per merito nostro o per merito degli avversari. Probabilmente la nostra coerenza ha pagato, la corella. Una delle prime cose che saranno fatte? Beh, accelerare l'iter per portare a termine cose grandiose già avviate, in particolare il borgo medievale, il recupero, completare la rete idrica che in effetti è completata, solo la massima regimentazione e poi la variante, questa è un'altra sfida grandissima che dobbiamo quanto prima portare a termine. Possiamo dare in esclusiva la conferma di Supino al vice sindaco? Ma chiaramente bisogna ragionare con tutti, non voglio pigliarmi questa responsabilità, ma diciamo 90% sicuramente sì, anche se è un ragionamento da condividere con tutti quanti. Per la mia proposta questa sarà. Ma si aspettava una vittoria così larga in termini numerici? Beh, sicuramente no. C'era un certo consenso, un entusiasmo e quindi si percepiva la possibilità di una vittoria abbastanza importante, ma non in questi numeri. Onestamente non pensavo di raccogliere un consenso così ampio. Beh, questo sicuramente ci preme e ci lega a delle responsabilità grandi, ancora di più, quindi in forza di questi risultati l'impegno deve essere non doppio ma triplo per rispondere a questa risposta così grandiosa del nostro popolo. Agli sconfitti cosa vuole dire? Beh, anzitutto complimentarmi perché è stata una campagna elettorale almeno con una lista abbastanza corretta, con l'altra lista si sta già, la posizione mia è abbastanza negativa come proposte. Questo mi auguro che si stemperi tutto, c'è ancora tempo per fare in modo di riflettere, fare in modo che si cresca in questa comunità lavorando serenamente. La serenità è un'arma fondamentale per lavorare nel Consiglio Comunale. Noi siamo molto aperti a portare in Consiglio Comunale tutte le questioni importanti. L'importante è che ci sia voglia di costruire, di fare, di migliorare questo paese, non di dire a prescindere sempre no come è successo in altre occasioni con la precedente amministrazione.